Ciao, io sono Valentina Carbone, autrice del blog che porta il mio nome, all'interno del quale parlo di viaggi e di comunicazione. Quando non sono in giro per lavoro, questo è esattamente il luogo nel quale produco contenuti e creo progetti, esattamente come questo. Un blogger per l'Italia nasce dall'idea, condivisa da molti blogger professionisti, di raccontare come questa pagina di storia sta segnando la quotidianità e la vita di tutti noi. E, allo stesso tempo, vuole immaginare l'Italia che sarà, pensando a quando ci saremo lasciati alle spalle questo periodo così buio e dovremo tutti insieme lavorare sodo per portare nuovamente luce alle meraviglie di cui è pieno il nostro paese. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti i colleghi che hanno contribuito a rendere tutto questo possibile. Mi chiamo Diana Bancale, sono nella vita una blogger di viaggi, autrice del blog inviaggiodasola.com, nel quale racconto dei miei viaggi per lo più da sola in giro per il mondo. Ciao, sono Claudio Pelizzeri del blog Trip Therapy, quindi sì, sono un travel blogger. Poi se cerchi su Google, Google dice che sono uno scrittore, questo perché ho scritto 3 libri. Sono Sabrina Merolla, nasco come conduttrice televisiva e radiofonica e dal 2008 mi occupo intensamente di promozione e valorizzazione delle bellezze mediterranee, con particolare riguardo a 2 regioni, la Puglia e la Basilicata, che sono le mie terre. Ciao, siamo Claudia e Mattia di Due Cuori in Viaggio. Sui nostri canali e sul nostro blog parliamo di viaggi, di fotografia e di felicità. Ciao, io mi chiamo Nicoletta, anche se forse molti di voi mi conoscono di più come Niki. Il filo di Niki, infatti, è il nome del progetto che ho lanciato ormai 3 anni fa e che mi ha permesso di fare tutto il giro del mondo grazie ai gradi di separazione e ai social network. Sono Federica Xotti, sono una travel blogger, fondatrice nel 2013 di Travelliamo, il mio sito di viaggi. Mi chiamo Consuelo e sono una producer e autrice. In genere mi occupo di creare contenuti video e documentari, dallo script fino alla loro realizzazione finale. Ciao, sono Sally Gherardi e sono web copywriter, influencer e travel blogger. Siamo Francesca e Veronica di Positivity, ci occupiamo di viaggi e nel nostro blog raccogliamo informazioni di itinerari di viaggio. Ci piace stare in mezzo alla natura, esplorare le mete meno battute, ma soprattutto quando visitiamo un posto ci piace assaggiarne i prodotti tipici perché pensiamo che questo contribuisca ad arricchire l'esperienza stessa. Ciao, sono Cristina, coordino il blog di famiglia viaggiapiccoli.com. Siamo io, Francesco, Enrico e Giulia, i nostri gemelli di 7 anni. Mi chiamo Francesca Di Pietro, sono una psicologa turistica e dal 2012 ho un blog di viaggi che si chiama viaggiaredasoli.net. Parlo appunto di viaggi in solitaria e di outdoor, sport. Qualche tempo parlo anche di meditazione e yoga. Mi chiamo Noemi Bengala, ma nel web mi conoscono più come una donna al contrario. Mi occupo di blogging e di creare contenuti per il web e per i social, soprattutto nell'ambito dei viaggi e dell'esperienza legata al viaggio. Io mi chiamo Ilaria Rodella e sui miei profili social mi occupo principalmente di questa grande categoria che si chiama lifestyle. In poche parole, si tratta semplicemente di condividere con chi mi segue quello che mi succede nella vita, i miei viaggi, le mie passioni, i miei disastri, i miei momenti di difficoltà. Ciao, sono Irene Pea, blogger di Viaggi da Mamme, un family travel blog nel quale si trattano argomenti di viaggi, gite, weekend fuori porta, tutti con bambini al seguito. Buonasera da Valigia 2 e mezzo, un blog di viaggiatori fiorentini che amano viaggiare e che amano raccontare in particolar modo esperienze di viaggi in famiglia. Mi chiamo Cornelia e sono una mamma. Vivo a New York da 1 anno e mezzo. Sono Erika Del Gallo, sono una social media manager e travel blogger per a passeggio dentro il mondo. Mi chiamo Cristina, in arte sono The Lazy Trotter e sono una travel blogger dal passaporto salentino. Mi chiamo Elisa Gonfiantini e sono la travel blogger del blog di viaggi girandolina.it. Sono Alessandro Bergamini, di lavoro faccio il fotografo di viaggio. Oramai è passato 1 mese da quando siamo in quarantena, sto vivendo la quarantena con i miei genitori, mio fratello e il mio ragazzo. Questa quarantena la sto trascorrendo in Friuli Venezia Giulia, la regione e la terra dove sono nata e cresciuta. Sto passando questo periodo di quarantena nella casa dove vivo normalmente, in campagna, poco fuori Roma. Sta iniziando un pochettino ad essere dura. Sono a casa in Italia, la sto trascorrendo con la mia fidanzata
e con i miei animali. Questo periodo siamo in quarantena qui nella nostra città, siamo noi quattro. Sono tornata da circa una settimana esatta, da un viaggio di un mese e mezzo in Asia. Dove sto trascorrendo questa quarantena? A casa mia, in Puglia, a 7 km nell'entroterra dalle scogliere di Polignano a Mare, dove c'è il mio studio, dove nascono le idee, i progetti e i video di Buon Vento. Poi eravamo pronti per andare a vivere insieme, mancava solo la cucina, ma per via del coronavirus appunto non è arrivata e non si sa quando arriverà. A casa, in famiglia, con i miei 3 bambini. È dura, è molto dura. Mi trovo in casa, come giusto che sia. In questo momento mi trovo in Australia, sto facendo la mia quarantena qui perché ero in viaggio a Bali, avevo deciso di trascorrere qualche mese per lavorare da remoto a Bali quando è scoppiato tutto il delirio da coronavirus, quindi adesso sono bloccata perché dall'Australia non si entra e non si esce. Mi trovo a casa della mia famiglia, quindi la sto trascorrendo qui insieme a mia madre e al mio nonnino. E sono in totale isolamento dall'inizio di questa epocale rivoluzione sanitaria che mi auguro accompagni una profonda rivoluzione umana. Al momento ci troviamo in quarantena, siamo soli in casa. Abitando vicino al primissimo focolaio, sono praticamente fermo senza viaggiare in casa da oltre un mese. Questa quarantena la sto trascorrendo in Veneto con mio marito e nostra figlia di 2 anni, anche se le nostre famiglie sono praticamente dall'altra parte dell'Italia. Francesco deve continuare ad uscire per andare a lavorare ed è l'unico, perché invece io e i bambini siamo a casa dal 5 marzo. In questo momento io mi trovo in quarantena a Como, a casa da sola. La quarantena la sto trascorrendo tra le mura di casa con i miei 2 bambini. A casa mia, a Roma, con lei, il mio cagnolino, e un'amica che sta vivendo da me. Il mio compagno è lontano da me per problemi lavorativi, però sono con mio papà e con 6 grandi amori, ovvero i miei cani. Ciao amori, ciao, saluta, saluta. Bravo! Bravo amore, bravo! Stiamo anche riscoprendo quelle piccole cose che non si riesce mai a fare quando si è sempre di fretta per la vita frenetica che ognuno di noi ha. Come tutti noi, anche io resto a casa e per fortuna trascorro queste settimane insieme a mia figlia e mio marito. Per fortuna stiamo utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia mette a nostra disposizione e questo ci permette perlomeno di accorciare un tantino le distanze. Per quanto ami vivere come zingara in giro per il mondo, in questo momento vorrei essere a casa. Quindi non è facile essere in 5 sotto lo stesso tetto, 24 ore su 24, ma è bello il poter raccontarsi, il poter stare insieme e condividere uno dei valori in cui credo di più in assoluto, che è quello della famiglia. Questa quarantena, come molti italiani, è in casa. Qui in America non è obbligatorio restare in casa, ma come molti italiani che conosco qui ci siamo autoquarantenati. In questo momento sto passando la quarantena a Parma, la città dove vivo da anni, insieme al mio fidanzato Luca. La mia casina in Italia e la sto trascorrendo assieme alla mia dolce metà. Invece mio marito Simone per lavoro è costretto insomma a dare a settimane alternate, anche se sarei molto più tranquilla se fosse a casa con noi. Diciamo stessa routine casalinga, quello che fa una persona nomade digitale quando è nella propria città. In realtà ho avuto qualche linea di febbre anch'io prima che iniziasse la quarantena obbligatoria, quindi sono entrata nella mia 6ª settimana di reclusione. Siamo tra le nostre mura domestiche, noi 3, rispettando il dogma io sto a casa. Stiamo approfittando per raccogliere le idee e continuare a parlare di viaggi, perché questo è quello che fa un blogger anche quando non viaggia. Non mi sembrava saggio muovermi da casa mia per andare in Trentino dai miei genitori, ho preferito tutelare sia la gente del mio territorio sia la mia famiglia. Abbiamo iniziato a proporre attività da fare in casa viaggiando nella nostra casa. Abbiamo riscoperto la grande potenza della tecnologia, abbiamo studiato e abbiamo proposto nuovi tour. Non sono una persona che si perde d'animo e quindi ho cercato di trasformare questo obbligo nel rimanere a casa in un'opportunità. La figura del blogger è importantissima perché diventa un punto di riferimento per i viaggiatori e una fonte di ispirazione per destinazioni ancora da scoprire. Faccio leva su ciò che ho imparato a fare in tanti anni di lavoro e che desidero tornare a fare con la rinnovata energia del valore prezioso della vita. Divulgare sul web, che è la più grande democrazia planetaria, la bellezza che incontro nei miei viaggi. Con le persone
che ci seguono, che ci leggono, noi istituiamo un rapporto di fiducia. Un rapporto per cui in primis non andremo mai a mentire, a dire delle cose non vere, a patinare un'esperienza o una località, ma siamo sempre molto genuini e autentici. Sono convinta che finito tutto questo ci sia una specie di reset, quindi un nuovo inizio per l'economia turistica italiana. Mi auguro che per quanto le cose si ridimensioneranno riuscirò a fare la stessa cosa, quindi ispirare e parlare di destinazioni, ma magari a corto raggio, cioè iniziando dall'Italia. E dovremo essere i primi a ripartire e mostrare fiducia. Fiducia nel viaggio, fiducia nel prossimo, abbattere quel muro di paura che inevitabilmente si creerà. Chi viaggia deve saper trasformare le difficoltà in occasioni. Sicuramente viviamo un periodo difficile. Periodo che ci ha unito tutti nelle emozioni. Il nostro ruolo è quello di raccontare storie, di ispirare le persone, di far vedere effettivamente che cosa succede là fuori. Postare qualche mia fotografia e far vedere al mondo che si può riprendere a viaggiare, si può riprendere a socializzare, a condividere con persone in tutto il mondo. Credo che noi blogger possiamo portare veramente tanta bellezza nella casa delle persone. Trasmettere nuovamente quella sicurezza del viaggiare, quella voglia di rimettersi in gioco, di ripartire, di dare a chi ci ascolta un senso di fiducia nei confronti del mondo che sarà ricominciato a fiorire, avrà ricominciato a essere bello esattamente come ce lo ricordiamo. Continuando a condividere quelli che sono alcuni racconti di viaggio e magari riuscire ad aiutare, no, un pochino a poter viaggiare con la mente e magari anche raccontando la realtà che sto vivendo qui. Siamo noi che dobbiamo far vedere a tutti che la nostra penisola è bella e che è piena di tesori che devono e vogliono essere riscoperti. Questo è il momento giusto per utilizzare il raggio di utenza, quindi il bacino di utenza dei blogger, per poter arrivare a più gente possibile. E trovo che ogni paese, ogni città abbia la sua storia da raccontare, che non vedo l'ora di sentire io sulla mia pelle e di raccontare a chi mi segue, perché voglio che l'Italia non molli, voglio che l'Italia torni a splendere perché ce la invidiano tutti. Nel concreto credo che dovremo tornare a mostrare il mondo, perché adesso fa male vedere le piazze vuote. A inizio è interessante, bel progetto fotografico, uno penserebbe, invece no, è la fototissima realtà. Scoprire questa meraviglia architettonica, culturale, naturale che abbiamo dietro le porte di casa nostra quando finalmente le potremo riaprire. Sul nostro blog abbiamo proposto vari tour virtuali e credo che la soddisfazione più grande sia stata un'email che mi è arrivata da un grande museo che ci ha ringraziato dicendoci: state facendo vivere un museo nonostante abbia le porte chiuse. Un punto di forza che noi blogger abbiamo è anche una grandissima responsabilità e il rapporto comunque di stima, di fiducia che si viene a creare con i nostri lettori. Questa situazione più a lungo durerà, più difficile sarà da abbattere questo muro di diffidenza, di paura, quindi il nostro ruolo, quello che ci compete, è di trasmettere fiducia, tornare a viaggiare con serenità, con la mente aperta e soprattutto con la mente leggera, perché il viaggio per essere tale deve essere anche affrontato in maniera spensierata. È una cosa che dobbiamo fare per noi, per l'Italia e soprattutto per loro, per i bimbi. Quindi andrà tutto bene, state tranquilli. Devo proprio al mio papà, e qua mi commuovo, il mio amore per questo paese meraviglioso, perché quando ero piccola, insieme alla sua fedele roulotte, mi ha portato a conoscere l'Italia da nord a sud, dalla nostra amata Sicilia fino all'Alto Adige. Dovremo riprendere per mano la nostra vita e accompagnarla verso nuovi scenari che adesso, in questa fase così confusa, ci appaiono sfocati, provocando in ognuno di noi un grande senso di disorientamento. Il settore turistico, il settore economico e molti altri settori sono messi in ginocchio. Insieme si può studiare una strategia per valorizzarlo e per risollevarlo. Possiamo parlare magari di posti nascosti, di luoghi più insoliti e sarà l'occasione per me per far scoprire a tutti la mia regione, il Friuli Venezia Giulia. È triste e un viaggiatore non riesce a vedere Times Square vuota, Firenze vuota, non riesce a vedere Bangkok, Khao San Road vuoto. È qualcosa che se me l'avessero detto non ci avrei mai creduto. Rispetto anche al giornalismo tradizionale, il blogger ha un pubblico molto fidelizzato, molto attento, che conosce bene perché c'è proprio un rapporto personale, quello su cui
ci battiamo noi tutti i giorni. Coinvolgere chi svolge questo di mestiere, chi fa il travel blogger, lo youtuber o l'influencer, sia molto importante per lanciare un generale messaggio di rifioritura, di rinascita anche di quello che è il turismo, oltre che ovviamente la vita in generale. Che ho viaggiato veramente in tantissimi paesi del mondo, ma vi dico un segreto: mi mancano un paio di regioni d'Italia. Sono sincera, sarà una sfida anche per noi viaggiatori e travel blogger, perché vivendo in Italia le diamo poco valore e siamo più curiosi forse di conoscere le altre zone del mondo, no? Piuttosto che casa nostra. Cercare quindi anche di essere più uniti tra noi blogger per creare comunque dei progetti di valorizzazione del nostro territorio. Un contributo a questa Italia che deve non riprendere a camminare, non riprendere a correre, ma riprendere a volare. Quello che andremo a fare noi appena sarà finita tutta questa situazione sicuramente sarà riprendere a viaggiare. Ovviamente utilizzeremo le nostre forze come abbiamo sempre fatto finora e crediamo e speriamo che invece possa essere anche dall'altra parte un richiamo a quello che è il nostro lavoro. Quando tutto questo sarà finito, la prima cosa che faremo sarà riabbracciare i nostri cari e magari andare a mangiare una pizza. Come sempre lui pensa a mangiare, chi lo conosce lo sa. Di non viaggiare più all'impazzata, non cercare mete su mete, ma godersi ogni singolo viaggio in tutta la sua interezza. Il mio istinto principale è quello di andare a casa veramente a riabbracciare i miei genitori. Sento proprio questa voglia e questo desiderio forte. La primissima cosa che farò sarà uscire con mio marito e mia figlia e andarci a fare una passeggiata. Una semplice e banale passeggiata che ad oggi è impossibile fare. E non vedo l'ora di poter riabbracciare la mia famiglia. Diciamo che tendenzialmente in Italia, ad essere del tutto sinceri rispetto a quello che succede in altri paesi esteri, riscontriamo spesso parecchio scetticismo nei confronti dei blogger. E mentre aiuterebbe moltissimo a far fruire questi ingranaggi turistici. Per fortuna però c'è una gran fetta di agenzie, istituzioni, attività private che riconoscono il ruolo attivo che il blogger ha in un'attività di promozione. Ed è quello ciò che tutti noi vorremmo amplificare. Fortemente speranzosa che questo essere diventati all'improvviso monadi, separati gli uni dagli altri, sia per ciascuno di noi un'importante occasione per ritrovare se stessi, leggersi in profondità. Andare ad abbracciare mia madre, perché è quello che più mi manca in questo momento sono gli abbracci. Io ho perso mia nonna a causa del coronavirus, e che è la mamma di mia mamma, e quindi la cosa più struggente è stata non poter abbracciare mia madre in un momento del genere. La primissima cosa che farò quando tutto questo sarà finito, oltre a una sessione infinita dal barbiere, dall'estetista, sarà quella di riorganizzare la festa che abbiamo dovuto annullare per il 30° compleanno del mio ragazzo con tutti i nostri amici e le nostre famiglie. Sognare in questo momento, sono sincera, è difficile. Però credere nel poter tornare a sognare, no. Realizzare uno dei tanti sogni che ho, provare un'esperienza di andare a vivere a Tenerife. Avevo per il 23 marzo un biglietto di sola andata in questo viaggio che avrei dovuto fare insieme al mio cane. Quando ci sarà di nuovo la possibilità di spostarsi in sicurezza, penso che farò proprio questo. Quindi prenderò una casetta vista mare a Tenerife e proverò a passare, chissà, un po' di tempo lì. Anche solo per un weekend non vediamo l'ora di poter ripartire. Sicuramente una delle cose che farò è un weekend che ho rimandato per troppo tempo perché ho dato sempre priorità al lavoro, ed è visitare la Val d'Orcia in Toscana. E ho bisogno di mangiare il tonco con la polenta della mamma. Io posso viaggiare anche per tutto il mondo, ma come il tonco con la polenta di mia mamma non ce n'è. La prima cosa che farò quando tutto questo sarà finito, raggiungere le logge di Polignano e affacciarmi sul mare, da cui il mio lavoro è partito e dove non vedo l'ora di tornare. Sicuramente andrò a casa dei miei amici perché mi mancano moltissimo. Voglio salutare le persone a cui tengo di più a Roma. Proprio se devo pensare alla prima cosa è stare in compagnia. E cominciare a volare, perché sto soffrendo molto in questo momento in cui appunto non ho neanche la libertà di poter acquistare un biglietto per ritornare a casa. Avrò un'immensa voglia di andare a correre e rotolare in un parco. E poi andare a fare colazione e prendere il caffè in un bar. Ho voglia di vita, ho voglia di riabbracciare gli amici, di cena in famiglia e sì, ho tanta voglia di viaggiare. E poi sicuramente un bel caffè in piazza del nostro paese. Normalità, ecco, abbiamo bisogno di normalità. E soprattutto riscoprire delle cose che nel tempo abbiamo perduto.
forse dato per scontato, spesso sottovalutato. La seconda cosa che farò nell'immediato è preparare velocemente una valigia per tutti e tre, partire per la Puglia e chiedere a mia madre di cucinarmi un bel piatto di orecchiette e un po' di pane fatto in casa, non vedendo realmente l'ora di incontrarli tutti. E credo che avrà sicuramente un sapore diverso, saremo tutti insieme e gioiremo di quel momento, perché vorrà dire che è tutto finito e che ce l'abbiamo fatta. Quindi la prima cosa che faccio è riprendermi tutti i miei affetti vicino e stritolarli bene. Io invece voglio andare a giocare con i miei amici al giardino. Sicuramente porteremo il nostro piccolino a rivedere i nonni, gli zii e i cuginetti, che purtroppo è da un mese che non vede. Andrò a trovare i miei genitori a Napoli, perché metà della mia famiglia si trova appunto lontano da me, e quindi mi piacerebbe rimbracciarli quanto prima. Penso che quando tutto questo finirà avremo acquisito una nuova coscienza, un nuovo modo di vedere le cose, di vivere la vita. Saremo in grado di dare un valore diverso al tempo senza dare nulla per scontato. In ogni caso la prima cosa che farò sarà Sandir, prenoterò un volo. Non so ancora la destinazione, ma credo di avere sufficientemente tempo per pensarci. Voglio fiondarmi in un ristorante di sushi e fare la più grande mangiata del secolo, perché mi manca da morire. Sto mangiando solo pizza e calzoni, perché sono molto più semplici da riprodurre in casa propria. E io voglio prenotare un viaggio ovunque, basta partire. Vogliamo vedere il mare, vogliamo vedere il Vesuvio, vogliamo vedere le persone, vogliamo sentire la voce di Napoli e vogliamo portare con noi tutte le famiglie che ci seguono. Da ottimista quale sono, mi viene da dire che questa situazione porterà, anzi sta già portando, tantissime vibrazioni positive nella vita di ognuno di noi, e nel silenzio assordante della nostra quotidianità stiamo dando per la prima volta, e devo dire con molta più coscienza rispetto a prima, un reale valore a ciò che prima facevamo con normalità. Forza ragazzi, insieme ce la faremo. Forse per la prima volta saremo davvero consapevoli dell'unicità che abbiamo sotto i nostri piedi, intorno a noi, e questo non ce lo può togliere nessuno. Mi auguro e auguro a tutti di uscire da questa emergenza cambiati in meglio, perché se c'è una cosa che queste tragedie ci insegnano è l'importanza dei valori reali. Se attualmente è necessario fare un sacrificio, lo faremo tutti volentieri per poi ricominciare ancora meglio di prima. Siamo sicuri che con l'aiuto di tutti e le forze che metteremo tutti ritorneremo più vivi di prima. Noi aspettiamo quel momento e nel frattempo ci ripetiamo che andrà tutto bene e speriamo che questo messaggio arrivi a tutti. Per il momento vi mandiamo un saluto e ci vediamo in giro per l'Italia. Quest'anno diamo priorità all'Italia, quest'anno rimaniamo a casa nostra e aiutiamoci tutti insieme a rialzarci. Io sono profondamente convinta che questa emergenza sanitaria finirà al più presto e il mio sguardo, come tutti gli sguardi dei miei colleghi, sono già rivolti al futuro, alla bellezza di ciò che possiamo fare per questo paese, per farlo tornare a splendere molto più di prima. Vi saluto e grazie per aver visto questo video fino alla fine.